Succederà tutto questo dopo la partita di ritorno. Che dici, Simone? No, sta facendo bene, ha fatto bene anche l'anno scorso quando è stato chiamato, che non è ha fatto bene. Pippo anche lui ha molta voglia. Che lunghezza delle puntate di Tiki-Taka, potevamo fare la cerimonia anche durante. Studio nuovo, pubblico, ma come è Tiki-Taka? Pronto a chiuderci, eccoci qua. Kevin aveva lasciato il prezzo, arriva qualcuno. C'è un po' di contraddizione. C'è un po' di confusione. Maradona, c'è un dio a Napoli, quindi. Comunque questo Inzaghi anche che andò in vista, come dire, della sostenibilità. Cose, bisogna vedere poi se ci. Auriemma e Trieste, che dite? Te giocatori simbolo, un esempio ce l'abbiamo qui in studio, avuto degli appartamenti con la Juventus e non aveva. Questo insomma sono in questo momento gli obiettivi principali del Napoli. Vede? Vede? Vediamo, inquadriamo Giovalli. Vediamo, adesso parlo con la Chiusi tutta la sera, la fede, il matrimonio va bene. Sono trovata fidanzata e torno a sposata, ti rendi conto? È fondamentale l'anno scorso. O comunque, e c'è il lavoro dell'allenatore di mettere assieme soprattutto i centrocampisti. Zizania. Vabbè, voglio chiedere una cosa al maestro Franco Ordine e anche a sua eminenza bumbughissimo Dani Alves. Diciamo a Napoli ha lasciato dei problemi. Sarci dopo il gol ovviamente, certo. Magari se il gol non fosse arrivato e ci fosse stato un pareggio della Juve, allora magari sarebbe stato un po' più complicata la cosa. Va bene. Ma anch'io sino a qualche giorno fa ero là, ero in Sardegna, spiaggia. Invece poi mi hai chiamato, dai vieni, ti prego, vieni, non posso. Scusa, ma no. Scusa. Sembra che giochi in questa squadra da anni, ma non è una cosa così scontata. Ma non è vero, ma quando mai? Ti prego, tu vuoi sapere? Una cosa. Ci avete detto sì tutti e due, no? Alla fine. Quale delle dediche delle. E i pensieri. Non so perché. La corranocchia. Poco. Io ti faccio i costumi, la tettona. No, è proprio una. Vabbè, poi a Simone Barone, dall'altra parte del mondo, ma noi siamo qua e quando vuoi. Vediamo. Questa è casa tua. In pochi giorni avere già i primi esami. Che non... Parlano. Il problema è che all'interno dello spettacolo. Tutta la sostanza. Voi che siete carica, tu che sei un esperto di social network. Bravo, un misto tra Barcellona e Real Madrid. Quindi potrebbe essere, secondo me. È un giocatore che ti può rompere le righe. È un giocatore che salta l'uomo. Un giocatore. Vabbè, ragazzi, vediamo qui. Grazie a Franco Ordine. Poter applaudire, grazie a Se non ci sono giocatori in uscita, secondo me diventa difficile che l'Inter possa andare su Joao. 60 milioni, no? Sì, sì, perché. Da un altro. Dica! L'ho fatte vedere dai media. Sarica lo vorrebbe alla Juve. Tutti ricordi. Stacchiamoci un attimino da questa cosa. Semplicissimo. Cante è un grande portiere, sono una. Milan, nel senso che sino a pochi giorni fa si ha. Due padroni, uno virtuale, però ha cambiato completamente rispetto al Montella. Questo è il Milan e sono sempre risposte negative. I due padroni per poter fare l'operazione.